Pesciamo. 18. Porto Aguadino. Arrivato proprio sotto. Tanto era nato proprio questo movimento. Ci si è fiondato appena la rana ha toccato l'acqua. Dopo la ciccata ho rivisto la scia. Vediamo se ci va. Eccolo. Eccolo qua. Ciao a tutti amici e amiche, bentornati su Sardinia Wild Adventure. Come potete vedere dalla luce sono le 6 del mattino, quindi è l'alba, e l'alba in questo periodo vuol dire principalmente una cosa, almeno per me, ovvero pesca al luccio. Quindi anche questo video è dedicato alla pesca al luccio. Sto per raggiungere lo spot. Ieri sera c'è stata una bella perturbazione e qui ha piovuto abbastanza abbondantemente. La perturbazione si è protratta praticamente fino al tramonto, quindi non sono venuto ieri, ma stamattina sono qui. Tra l'altro è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione verso le 10 del mattino, e quindi la mia speranza è di trovare i pesci in attività. Proveremo ad insidiarli inizialmente con una rana top water adatta a passare sugli erbai per vedere se c'è attività subito a ridosso della riva. Dopodiché passeremo a pike jerk e swim bait per vedere se ci sono pesci in attività all'esterno degli erbai e intorno ad essi. Dovremmo essere estremamente silenziosi, ma oggi cercherò di mostrarvi la tecnica o le tecniche che utilizzo a seconda delle varie esche che sto impiegando al momento. Tanto guardate qua, una bella pozzanghera che indica appunto che ha piovuto abbondantemente. Vedremo cosa si rivelerà più efficace, vedremo se i ragionamenti che proverò a mettere in pratica per insidiare i pesci si riveleranno efficaci. Speriamo di avere qualche chance. La mia speranza, visto il tempo, è di vedere in movimento qualche pesce di buona taglia, ma vedremo insieme cosa ci riserverà lo spot. Mi perdonerete ancora una volta per la camera bassa, ma come ho già detto nello scorso video, è fondamentale preservare questo spot, e quindi, nonostante ovviamente per chi lo conosce possa essere riconoscibile, vi chiedo, se doveste riconoscerlo, di tenerlo per voi e non diffonderlo sui canali social, e per evitare appunto che venga riconosciuto magari qualcuno che ad oggi non c'è mai stato, non lo conosce, eviterò appunto riprese panoramiche. Mi raccomando, se doveste venire qui, come vi ho già detto nello scorso video, rilasciate sempre i pesci. Questo a mio parere vale un po' per ogni luogo, anche perché il luccio non è assolutamente nulla di particolare da mangiare, anzi, se non saputo cucinare ha davvero un saporaccio. Io l'ho assaggiato una volta sola e non mi è piaciuto affatto, e così ho sentito dire anche a vari miei amici e conoscenti. Quindi rilasciate sempre questi splendidi pesci e vedrete che avremo tutti modo di divertirci per lungo tempo in questo e tutti gli altri spot che questa splendida isola che la Sardegna ci può riservare. Ora sono quasi arrivato, ci vediamo fra poco in pesca. Sono arrivato, oggi iniziamo su questi erbai vicino riva, quindi proprio sotto riva. Iniziamo con questa, una rana, è nera volutamente perché vorrei cercare di non fargli distinguere bene quello che hanno davanti, fargli vedere il moto della rana, ma senza che vedano la sagoma in modo troppo distinto vista l'acqua limpida. Primo lancio, iniziamo a testare gli erbai sotto costa. Non so se lo vedete, il luccio fermo qui davanti a me. Purtroppo ho incagliato l'esca, sicuramente mi aveva seguito fino qua davanti con un altro lancio, e poi ha visto l'esca uscire dall'acqua e stava andando a inseguirla. Adesso proviamo a vedere se magari
voglia di tornare a prenderla. Un pesce grosso, un bel lucciotto. Ho cambiato dalla rana top water, non vedevo movimento, top water almeno. Ho provato a cambiare, quantomeno sembra aver attirato subito l'attenzione di qualcosa. Pesciamo. Lucciotto, porto a guabino, arrivato proprio sotto, l'ha presa all'ultimo momento. Vediamo se riusciamo a guadinarlo. Sì. È il primo lucciotto nella giornata, è arrivato. Punta di becco, perfetto. Pinza. Bellissimo piccolo pike. Vediamo sempre di tenerlo in acqua. Adesso ho percolare. Ok. Pesca, pesce slamato. Bellucciotto, bellucciotto italico ibrido. E subito in acqua, piccolino. Ciao bello. Bellissimo, si fa anche ammirare. A volte partono come frecce, altre volte restano lì fermi, perfettamente stabile, respira benissimo, non era assolutamente allamato male. Probabilmente scatterà a breve. Bellissimi riflessi azzurri delle pinne, fantastici. Grazie mille, bello. Veramente fantastico, eccolo che se ne va. Ho cambiato sul pike jerk, ma sto qui in due secondi. Due movimenti e praticamente di bei pesci, uno qui vicino, l'altro là in fondo. Uno è proprio più o meno dove c'è adesso la mia esca. Vediamo che gli piacciono i bocconi grossi. No, invece mi era sembrato di sentire un colpo troppo avanti. Mi è arrivato qui sotto, ho visto l'altro colpo, purtroppo accicato entrambe le volte, ma c'è stato l'attacco del buccio sul pike jerk, palesemente. Non ho visto il pesce, ho visto il flash del pesce. Vediamo se ci torna. No. Ho dato la rana top water, ho visto il movimento. Ci si è fiondato appena la rana ha toccato l'acqua. Dopo la ciccata ho rivisto la scia. Ho appena rivisto la scia. Vediamo se ci va. Eccolo. Eccolo qua. Vieni qui bello, vieni qui. Non ti faccio girare la testa, vieni qui. Ah, piccolino. Ah, un altro pike è arrivato. Allora, top water ha colpito. Alla grande, direi. Alla grande. Stavo pescando sull'altro lato, a sinistra, e poi ho visto il movimento a destra. Bellissimo. Piccolino. Vieni qua. Andiamo a slamarlo. Gli ami sono antipesce, anti, cioè volevo dire antialga. Speriamo che non abbiano. Buono, bello, tranquillo. Oh, che salti! Anche dentro il retino salta. Benissimo, fermo. Fermo, bello. Adesso ti opercolo senza prendere le branchie, mi raccomando, quando le opercolate. Sempre attenzione. Ora troviamo gli ami. Eccoli là. Devo tirarlo fuori per farmi aprire la mascella. Perché è piccolino e non riesco a vedere dove sono gli ami. Eccoli là invece, adesso ci riesco, sì. Sempre girarlo a testa in giù, ricordatevi per aprirgli bene le mascelle. E se necessario prendere dal centro
dovrei averli estratti entrambi, sono incastrata l'esca nei denti, esatto, eccolo qua. Norton quasi puro, bel pesciotto, secondo della giornata, più o meno la stessa taglia, vai in acqua, bello, eccolo che se ne va, secondo pesciotto, vediamo se arriva qualcos'altro. La rana topwater anche oggi ha colpito. Ho fatto una mezz'ora di pausa, tenuto dentro l'acqua senza più vedere un segno di pesce, pieno di persi cereali che mangiano ma nessun segno di lucci. E ecco, abbiamo un bel piccolo branco proprio qui davanti. Adesso ho ancora un paio di jolly che voglio giocarmi, me li giocherò in questa zona. Proverò ancora per qualche minuto, e a meno di non vedere variazioni nella situazione attuale. Dopodiché adesso sarà tempo di chiudere la canna e terminare la pescata di oggi. Ed eccomi, ho chiuso la canna e sto rientrando. In realtà mi sono trattenuto anche molto più di quanto valesse la pena. Adesso sono le 9, appena passate, la perturbazione ancora non è giunta, dovrebbe arrivare, se il meteo è attendibile, più o meno fra un'oretta, un paio d'ore al massimo. Quindi i pesci si sono attivati in modo normale, quindi solo nelle prime ore dell'alba avrei potuto tranquillamente chiudere la canna alle 7:30, dopo ho avuto giusto un paio di inseguimenti svogliati. E anche oggi l'andare all'alba ha pagato, l'utilizzo delle esche top water ha pagato. Ricordatevi sempre, se usate le top water con ami antialga o antipesce, di aspettare a ferrare. Se vedete che il pesce mangia e ferrate subito, con ogni probabilità l'esca gli uscirà di bocca. Dovete invece attendere qualche secondo, e 2-3 secondi sono un tempo infinito quando un luccio ha la vostra esca in bocca. Però dovete avere la pazienza, come si è visto nella cattura che ho fatto top water, di aspettare un attimo e poi ferrare con forza, più forte possibile, per piantare bene gli ami, che probabilmente non sono perfettamente esposti nella bocca del pesce. Quindi gli ami o l'amo. Quindi ricordatevi sempre questo accorgimento, che aumenterà senz'altro le catture con le esche antialga. Per me è stato decisamente così. E un'altra cosa fondamentale, che alla fine si lega strettamente a questa, è l'avere sempre, in ogni situazione, con sé un'attrezzatura molto robusta come quella che ho io, in quanto andare sottomisurati con i lucci può voler dire, spesso vuol dire, lasciarli gli ami in bocca, perdere esche, spaccare, quindi tutte cose, diciamo, spiacevoli che è meglio evitare. Se invece utilizzate un'attrezzatura adeguata, una canna potente, un mulinello potente e un filo di grosso calibro, potrete ferrare i pesci con la forza necessaria per piantare qualunque amo abbiate più o meno nella bocca robustissima di questi esocidi, e soprattutto potrete, come avete visto che ho fatto io durante questi combattimenti, tirare all'inverosimile anche con un pesce di taglia. Io, a prescindere, inizio a tirare molto forte prima anche di capire il pesce, la taglia del pesce, e faccio questo per evitare di fargli girare la testa e fargli fare quello che vuole, che evita sia che si vada a intanare negli erbai, ovviamente non sarà sempre possibile, ogni tanto ci fregherà, ma soprattutto fa sì che il pesce, quando arrivi a guadino, non sia stremato, perché stremare un pesce che poi dobbiamo rilasciare, a meno che non siamo costretti appunto da un'attrezzatura sotto misura, non è mai una buona opzione. Detto questo, io sono senz'altro molto contento di come è andata anche oggi. La tecnica che ho utilizzato ha pagato e le catture anche oggi sono arrivate. Fare due pesci quando si va a lucci non è cosa di tutti i giorni, è una pesca difficile da approcciare, ma vi garantisco che se la malattia vi prende, poi non la perderete mai più, perché è una pesca veramente da sballo. Può regalare emozioni uniche e sono dei pesci veramente spettacolari, sia da pescare che da vedere.
Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E per oggi io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!